Eccoci qui, siamo pronti a parlare di cinema come ogni mercoledì con Carlo Griseri. Buonasera. Grazie. E stasera una parte sarà dedicata naturalmente anche a un bilancio, al primo bilancio del Torino Film Festival, però naturalmente abbiamo in questa prima parte la descrizione di quelle che sono le uscite più interessanti di questo periodo. Sì, il periodo natalizio è croce delizia un po' dei diamanti del cinema, perché in Italia ormai da tanti anni siamo abituati ad avere grandi pellicole dedicate al Natale, commedie un po', diciamo, di basso livello, di facile presa, diciamo, per il pubblico e tanto pubblico che va solo per quello una volta l'anno. Quest'anno da questo punto di vista abbiamo, come sempre, possiamo stare tranquilli, la nostra scorta di film, abbiamo film di De Sica, abbiamo... Ah, cioè il panettone, il cine Sì, panettone c'è. quest'anno sono divisi perché lui fa Vacanze ai Caraibi, perché il copyright del Natale è di un'altra casa di produzione, quindi abbiamo sia le Vacanze ai Caraibi che il Natale col boss, che è ispirato un po' all'atmosfera di Gomorra. Così, e con Lillo e Greg e altri Sono attori. sempre comici Sì. comunque, film di evasione. Sempre comici, poi abbiamo anche Piraccioni che uscirà, quindi per l'Italia siamo a posto con i nostri, però ci sono per fortuna tanti altri film interessanti, uscirà il nuovo film di Woody Allen, di cui poi magari riusciamo a vedere anche il trailer, uscirà ancora prima, il 2 di dicembre, cioè il 2 dicembre ci sarà l'anteprima, uscirà all'inizio di dicembre un film francese che si chiama 11 donne a Parigi, di cui appunto avremo Di l'anteprima a questo ne ho Torino. sentito parlare. Sì, è un film molto interessante, è un film tutto con grandi attrici francesi più o meno giovani, alcune giovani promesse, altre magari che poi vedremo nel trailer un po' magari già più anzianotte, però ancora in forma e soprattutto è un film molto femminile che cerca appunto di dare un po' di spazio finalmente anche alle donne. Il 2 aprile ci sarà, sì, il 2 aprile, il 2 dicembre ovviamente ci sarà un'anteprima a Torino al Cinema Fratelli Marx per chi appunto vorrà vederlo in anteprima, perché poi dal 4 se non sbaglio sarà in tutte le sale. Niente prima che si paga naturalmente. Anteprima che si paga, però a un prezzo abbastanza Ridotto. ridotto e poi appunto Queste un'occasione anteprime per... servono agli addetti ai lavori o a testare. Dipende, in questo caso è un'anteprima che rientra in una serie di iniziative che la IACE sta organizzando per rilanciarsi un po', perché è partita la campagna tesseramenti per il 2016, quindi è stato un anno difficile per la IACE, è stato un cambio di direzione, un cambio di gestione e alcune di queste anteprime sono gratuite, alcune sono a pagamento con prezzi ridotti e sono più che altro appunto un momento promozionale per far capire che essendo... Ovviamente l'ingresso è solo per i tesserati AIACE, quindi avere la tessera può essere un beneficio. A volte però sono più per far parlare un po' del film, magari per Certo. cercare di creare un minimo di passaparola prima dell'uscita vera e propria. Possiamo vedere il promo di queste 11 donne a Parigi? Eccolo Volentieri. qua, ricordiamola, Fratelli Marx, anteprima abbiamo 2 detto 2 dicembre. dicembre. Questo è il promo. Epa, è una cosa che non capisco. Trovo di una noia mortale dormire con la stessa persona per tutta la vita. Un tasso di testosterone incredibilmente alto. Non è raro in donne come lei. E come sarebbero le donne come me? Intelligenti, potenti. Credo che mi abbia mandato un messaggio. Cosa? Ti ha mandato un messaggio? E tu cosa hai risposto? Mi scusi. Lui dice che vuole rivederti e tu rispondi mi scusi. Sono la babysitter. Nessun problema. Non me la immaginavo così. Così come? Con le tette. Ah, è questo che ti dà fastidio, che tu hai i seni piccoli. Che ho i seni piccoli. Vuoi farteli rifare? Tu vuoi farti rifare il pisello, un bel pisello? Sono cornuta! Scusate, ho le corna. Faccio fatica a passare dalle porte. Non è niente quella donna, niente! Vuoi essere mia moglie? Si tratta di mie amiche d'infanzia, che mi adoravano e che io vorrei ricontattare per quello che non dicevamo di te a scuola. La frase top era: le caverei gli occhi a quella puttana! Quella stronza! Una voglia matta di prenderti. Anch'io! Non ne posso più, Pierre. Voglio essere una donna, ecco, perché io sono una donna, non soltanto una mamma. Voglio dello champagne, voglio le bollicine, voglio vederle scoppiare, voglio arcobaleni nel cielo anche quando non piove. È questo che voglio, Pierre. E tua moglie? Sono single. Sembra un po' la versione francese di Sex and the City. Sì, cerca di essere un po' così, un po' divertente, anche un po' anticonformista, cercando un po' di parlare un po' di cose di cui si parlano poco. Dicembre è un mese ricchissimo, sì, è un mese di tantissime uscite, vabbè, la più uscita di cui si parla da mesi, abbiamo evitato addirittura di vedere il trailer perché tanto è dappertutto, è quella di Star Wars il 16 di dicembre. Esattamente.
Il stesso giorno uscirà il nuovo film di Steven Spielberg con Tom Hanks, un film impegnativo, molto di grande budget, un film di guerra, e nel stesso periodo uscirà anche il film di Woody Allen, quindi diciamo, prepariamoci a un dicembre di grandi film in sala. Il film di Woody Allen è stato presentato in anteprima a Cannes, Irrational Man. Cosa hai letto di queste cose? Pure ho letto abbastanza bene, diciamo, negli ultimi anni di Woody Allen è impossibile leggere benissimo, però diciamo che quello dell'anno prima era stato abbastanza criticato, questo sembra un film tutto sommato godibile, diciamo, ci si può accontentare in questa fase finale della carriera di Woody Allen. Vediamo il trailer, eccola qua, Irrational Man. Pare che Abe Lucas venga a insegnare qui quest'estate. Ah, sì? Mi piace l'aria strafatta. Oddio, a me pure. Sono Rita Richards. È fantastico averti qui. Cavolo, non l'ho ancora incontrato e sono già geloso. Non ti devi preoccupare. Qualcuno di voi gli ha parlato? Vive in un mondo tutto suo. Preferisce stare da solo. Ero a fare spese all'enoteca e so quanto ti piace il whisky di Malto. Esiste una differenza tra un mondo teorico di stronzate filosofiche e la vita vera. Non riesco più a farlo da quasi un anno. È affascinante perché è un uomo geniale, ma soffre. Bloccato. Non riesco a scrivere perché non riesco a respirare. Ti serve una musa. È così maledettamente interessante e diverso. Abe. Questa è una lezione esistenziale migliore di qualunque libro. Stai tremando? Credo sia un attacco d'ansia. Spero che non ti stia attaccando troppo a lui. Capisci perché sono geloso, no? Che sciocchezza. Io mi sentivo attratta da Abe, malgrado fosse un'anima persa. O forse proprio perché lo era. È una pessima idea. Hai capito che succede qui dietro, Abe? Fu in quel preciso momento che la mia vita prese forma. Sono completamente smarrita, io non posso continuare a vederti ormai. Ti volevo chiedere scusa per tutti i guai che ti ho causato. Ok, quindi di che cosa stiamo parlando? Moralità? Scelta? Estetica? La casualità della vita? Sì, ci sono i tratti tipici di Woody Allen, questa parte esistenziale, insomma, Irrational Man, che uscirà quando? 17 dicembre, probabilmente a metà dicembre c'era uno stravolgimento anche nel quello che sono il box office, perché soprattutto l'uscita di Star Wars, ma sono tutti film che potranno cambiare quello che è un po' lo status quo attuale. Negli ultimi mesi abbiamo avuto prima tanti film di animazione sempre in vetta alle classifiche come Inside Out, Minions, poi Hotel Transylvania 2, poi abbiamo avuto qui a Torino soprattutto un bel periodo per un paio di registi locali, prima Marco Ponti e poi Guido Chiesa con Belli di Papà hanno avuto... tra l'altro ho visto che Calo Presti è uscito con un film... Calo Presti, sì, esce domani, uno per tutti. Con Panariello, insomma... Sì, è un cast importante, tra l'altro musiche anche di Max Casacci, quindi c'è molta Torino anche in questo film. È un film che era, diciamo, si vociferava che dovesse essere a Venezia, poi all'ultimo momento non è stato inserito nel concorso e neanche nelle altre sezioni. Esce adesso e speriamo appunto possa essere un altro film italiano, un po' torinese, che va bene al botteghino. Sì, che va bene, non so che cosa tratti, però. Ma sono film, sì, diciamo, le storie di film italiani, nel senso, non è una commedia troppo, diciamo, il film di Guido Chiesa aveva stupito perché è un po' più leggero del suo solito, no? Lui è sempre un film impegnato, questo dovrebbe essere un film abbastanza classico, però speriamo che riesca a trovare, nonostante tutti questi grandi titoli e tanti titoli che escono, un po' di spazio. Immagino che ci siano grandi previsioni per Star Wars, ma è un sequel? Che cos'è? Allora, Star Wars è... ufficialmente è il capitolo 7, cioè quelli vecchi erano il 4, 5, 6, poi negli anni 90 hanno fatto 1, 2, 3, adesso dovrebbe essere il 7, poi dovrebbero seguire fra due anni l'8 e poi il 9. Poi c'è stato molto mistero sulla trama, è stato detto pochissimo, ci sono nel cast di tre personaggi originali, sia Luke Skywalker che Han Solo, che la principessa Leia, con gli stessi attori, quindi Harrison Ford e gli altri tornano. C'è chi vocifera che in parte potrà essere una specie di remake, anche se non ufficialmente, perché comunque ridarà fiato, diciamo, a quella storia lì, però ufficialmente è il capitolo 7, quindi si prosegue dopo il ritorno dello Jedi, qualche anno dopo, con una storia... E si sa nulla su Blade Runner?
Visto che il Torino Film Festival ha fatto una proiezione, sì, delle Final Cut, se non sbaglio, non so quale versione abbia mandato. Non mi ricordo, credo forse quella originale, che forse si vede ultimamente, si vista meno, perché alla fine si vedeva sempre il Final Cut. Sì, è in lavorazione ufficialmente, non so se sono ancora partite le riprese, ma la produzione sicuramente sì. Qualche giorno fa Ryan Gosling che si è aggiunto al cast, ha ufficialmente dichiarato di essere parte del cast. Harrison Ford l'aveva già detto qualche tempo prima, è immancabile la sua presenza, se non ci fosse stato lui non si poteva fare, quindi speriamo, magari forse fine 2016. Ma sono curioso di capire come sarà anche questo, perché sì, una bella forse sfida. Sono più interessato a Blade Runner, che secondo me è il film che rappresenta di più un'intera generazione, la fantascienza in sé, no? Piena di concetti. Sì. Personalmente amo meno Guerre Stellari, però mi rendo conto che sì, è più gadgetistico Guerre Stellari. Sì, diciamo, come box office probabilmente vincerà sicuramente Star Wars rispetto a Guerre Stellari, adesso lo chiamano tutti. Non si sa chi farà la colonna sonora di Blade Runner, vero? No, che io meno non so ancora se hanno ufficializzato. Vangelis sarebbe, no? Anche se è difficile ripetere la vecchia. Ha fatto un vero capolavoro. Esattamente, la cosa è difficile. Tra poco Torino Film Festival, facciamo vedere intanto il sito Agenda del Cinema, Agenda Cinema Torino. Sì, punto. Eccola qua. Ivan De Matteo ha girato a Torino, è magico. Sì, ieri c'è stata la presentazione del suo set qui a Torino e lui si è davvero speso in parole fantastiche per Torino. Dice che ogni sera gira per Torino e trova nuove ispirazioni, inserisce nuove scene nel film e il giorno dopo trova nuove location, è proprio ispirato quotidianamente. Sarà difficile montarlo. Agenda cinematorino.it, il sito di Carlo Griseri, dove trovate, un po' di tutto, dagli appuntamenti. Tutto quello che succede in città per quanto riguarda il cinema, appunto dai set, ma soprattutto gli appuntamenti, le proiezioni, i festival, le rassegne, un po' di interviste per capire appunto il cinema, come vanno, e tutto quello che riguarda il cinema a Torino lo mettiamo. A tra poco. Da oggi le TV leader della tua regione ti offrono ancora di più. Digita www.mediapason.it. Troverai cronaca, attualità, politica, sport, grandi esclusive e ancora foto, video, curiosità, blog, dirette streaming e tutto quello che cerchi sui personaggi e programmi delle nostre emittenti. E se ti sei perso qualcosa, puoi rivedere online i momenti migliori delle nostre trasmissioni. Con www.mediapason.it siamo sempre con te. La politica, ogni giorno su Torinao dalle 15 alle 16 con Torino in Onda Politica, esce dai palazzi e arriva nei nostri studi. Parliamo di fatti, discutiamo dei temi del giorno, analisi e commenti. Anche i vostri, in diretta allo 011 40 99 325 o scrivendoci a diretta@torinao.tv. Torino in Onda Politica, da lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 su Torinao, canale 199, con Angelo Raffino. Ogni giorno, qualcosa di nuovo.
Va bene, questa era la sigla ufficiale. È la seconda sigla ufficiale, cioè è rimasto il trailer, quella classica sigla di Kikeri Kelmi che abbiamo visto il mese scorso, quella animata, però quest'anno è stata affiancata questa sigla qui, che è stata realizzata da un omaggio della Rai al festival, è molto, molto carina, la trovo molto convincente, molto azzeccata. Torino Film Festival, finalmente ci siamo, abbiamo aspettato per un sacco di tempo, è cominciato venerdì scorso, finirà sabato sera con la premiazione. Poi domenica al Cinema Massimo le repliche di tutti i film vincitori. Un festival che sta andando bene, hanno segnalato le prime cifre, sono stato un 5% in più di biglietti venduti. È vero che comunque ci sono più cinema, quindi è anche più normale rispetto all'anno scorso, più tre sale in più, quindi è normale che sia auspicabile che ci fosse un incremento del numero di biglietti venduti, però comunque girando anche per le varie sale in questi giorni, anche prima di venire qui, c'è tanta gente, sono tutti esauriti anche a film magari improbabili, tipo film magari un po' più antichi. Ma il tema è rispettato, questa fantascienza? Sì. Cioè la rassegna è molto, molto seguita, molto apprezzata. So di appunto davvero delle sale piene per fine degli anni 50, anni 60, magari sconosciuti che hanno riempito magari un po' meno le varie Arancia Meccanica, perché magari sono state anche qua a Torino, appunto, visti anche in sala. Però è stata scelta davvero una varietà molto ampia di film. Anche il tema è più che la fantascienza, alla fine sono più gli universi distopici, quindi questi universi un po' malati del futuro prossimo di quando sono stati rispetto a quando sono stati scritti. La maggior parte sono di fantascienza, ma appunto ad esempio Arancia Meccanica non è un film di fantascienza, ma rientrava nel pieno del tema. Quest'anno è la prima parte del racconto, l'anno prossimo proseguirà questa rassegna con la sua conclusione. E poi in generale tanti film, i film del concorso sono molto apprezzati, almeno a sentire un po' la gente fuori dalla sala. Sì, mi sembra che esattamente ci sia anche un buon feedback, si dice così, no? Sì, si dice così. Tu hai visto qualche pellicola? Ho visto qualcosa, anche pellicola, è un termine un po' ormai, purtroppo dobbiamo adeguarci, anch'io ma bisogna adeguarci, ormai sono dei hard disk. E alcune sono ancora pellicole, però, soprattutto quelle delle rassegne. Sì, ho visto un po' di cose interessanti, in particolare io per deformazione professionale do l'attenzione principale ai film italiani, perché mi occupo soprattutto di quelli. Sono quattro film in concorso quest'anno, è un numero inedito, mai stati così tanti, tutti molto diversi tra loro. Uno dobbiamo ancora vederlo, ci sarà venerdì, se non sbaglio, l'anteprima, che è Colpa di comunismo di Elisabetta Sgarbi. Sì. I tre che abbiamo già visto invece sono tre film completamente diversi. Uno si chiama Lo scambio di Salvo Cucci, un film che racconta la mafia in un modo completamente diverso da quello a cui siamo abituati. L'altro, I racconti dell'orso, un film di due ragazzi molto giovani all'Opera Prima, che l'hanno realizzato grazie anche al crowdfunding, quindi la raccolta di fondi dal basso, di gente che appunto ha contribuito. È un film stranissimo, un sogno di una bambina, due personaggi fantastici, nel senso proprio di fantasia. Un film molto curioso, molto impegnativo anche da seguire fino alla fine. E poi Mia madre fa l'attrice di Mario Balsamo, che è davvero un film curioso, un film in cui il regista si racconta in prima persona, racconta a se stesso il rapporto con sua madre. Un film che fa molto riflettere, ma che fa anche molto divertire. Ne abbiamo una piccola clip. La vediamo. Da... Sei sicura che era proprio qui? Sì. Che avete girato? Sono sicura. Sicurissima. Vabbè, allora vai su e scendi, dai. Io ti do poi le indicazioni. Vabbè. Scendi, ma scendi! Scendi più sexy! Un momento, ho bisogno di parlarle. Polizia. Hanno trovato il suo amico Abate assassinato. E tu dicevi, lo so. Vai! Abate faceva parte di una banda. Chi erano i suoi amici? Erano un gruppetto di 4-5 persone che venivano al culo. Ma qua dice non me ne sono mai interessata. No,
Gente. Io a lui glielo dicevo, non ti mettere con queste persone, perché lui non era così. Prima non lo era così, incontrando queste persone è stato un disastro. Ora che è morto mi dispiace molto, mi dispiace perché gli volevo tanto bene, lui voleva tanto bene a me. Scendi! Una volta l'ho visto con una ragazza. C'è ancora questa ragazza? Sì, non credo. Sì, è giusto, sì, basta, sì. Sì. La conosce? Sì. No. Perché veniva... No, qui dice no. Vabbè, non puoi dire sì, no. Qui dice no. Su questa cosa dice no. Cioè, puoi cambiare battuta, però qua dice proprio no. No, no. Aspetta. Se conoscevo questa ragazza. No. Sangue. C'è ancora, ti chiede il poliziotto. Non lo so, perché ora con questa cosa. Sì, che... qua dice sì. La sceneggiatura dice sì, che devo fare? Dicevi sì. Ma anche lì quando facevi il film cambiavi, dicevi no, invece era sì. Il copione. Non ricordo. Beh, le battute. Li facciamo. Devo rifare un'altra volta tutta la cosa. La scala. Beh, andiamo su insieme, dai. Più sessi. Ma più se sexy. Sono triste, come faccio a essere sessi? No? C'hai ragione. Presenta bene, devo dire sì, la verità. Sì, è un film davvero curioso. Balsamo è stato qui a Torino al festival qualche anno fa con Noi non siamo come James Bond, che era costruito un po' sulla stessa falsariga, però in quel caso parlava proprio di sé. Invece ma è lui, sempre lui, sì, sempre con questa telecamera, diciamo, si riprende, in questo caso però mette appunto al centro il rapporto con sua madre, che poi in parte il rapporto un po' di tutti con le proprie madri. Questa è proprio sua mamma? Sua mamma, sì, che aveva fatto un film da giovane, questo film mai visto, cioè un po' disperso nella storia del cinema, e lei gli aveva sempre nella loro vita raccontato di questo film che aveva fatto, e lui poi riesce a trovare la sceneggiatura e riprovano la scena madre della sua interpretazione. Che lei evidentemente si ricorda un po'. Mia madre fa l'attrice. Mia madre fa l'attrice, che sì. Sarà presentato. È stato presentato nei primi giorni del festival, il primo film italiano presentato, e adesso non mi ricordo se ci sono ancora repliche, però speriamo che possa avere qualche riconoscimento e magari essere riproposto domenica pomeriggio. Le proiezioni sono al Cinema Massimo, tutte? Sono al Cinema Massimo, sono al Cinema Lux, che quest'anno è ritornato, e al Cinema Reposi, il Reposi vero, diciamo, non nelle due sale del vecchio Olimpia, sono rimaste invece nella programmazione normale. L'ignoranza, perché io non frequento il Reposi, ma è una multisala. Sì, sono 5 sale più 2 che però hanno l'ingresso dalle vecchie cinema Olimpia. La sala più grossa quanti posti riesce? La sala più grossa del Reposi mi pare possano essere sui 400-500, una cosa del genere. Cioè, rispetto alla sala, è la sala più grande di tutte quelle del blocco del festival, infatti la serata finale di premiazione sabato sera sarà lì, però mi pare che siano più di 500 i posti. Quindi, volendo fare un primo bilancio, direi che insomma il Torino Film Festival sta dando buoni risultati. Sì, adesso aspettiamo di vedere anche i verdetti, un po' degli ultimi film che vengono presentati, però ci sono stati tanti ospiti, tanta gente che è andata in sala. Abbiamo avuto la premiazione l'altro giorno di Hadass Yaron, che è questa giovane registratrice, israeliana molto promettente, che è nel cast del film di Valerio Mastandrea, La felicità è un sistema complesso, di cui abbiamo visto il trailer il mese scorso e che uscirà anche quello domani. Domani verrà assegnato a due premi importanti domani. A Valerio Golino verrà dato per il primo anno è stato istituito il premio Cabiria, che viene dato dal Museo Nazionale del Cinema, e domani sera le verrà consegnato. E domani è anche prevista la premiazione di Lorenza Mazzetti del premio Maria Adriana Prolo, che è dato dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema. Lei è stata un po' l'inventrice del free cinema inglese, era a Londra in quegli anni, ha fatto due piccoli film che però sono stati davvero fondamentali per quello che poi è stato il rinnovamento del cinema inglese. È una regista italiana e viene omaggiata domani sera con ampio merito. Una pausa e poi torniamo per parlare anche di Sotto 18 Film Festival.
solo noi. La messa! Oddio! Pure un pino la messa! Siamo solo noi. Voglio un allenatore, non un cantante. Siete solo voi. Top Calcio 24, tutto, ma proprio tutto su Milan, Inter, Juve, il calcio che conta, le notizie, il mercato, le grandi esclusive, i migliori talk show, le linee dirette e i collegamenti con le grandi firme del giornalismo sportivo, quello che vuoi sapere subito e prima di tutti gli altri. Tutto questo ha un solo nome, un solo marchio, Top Calcio 24. Vivi il calcio da protagonista, Top Calcio 24, tutto il resto è noia. Ultima parte, sotto 18, Film Festival. Sì, perché arriviamo al Torino Film Festival, uno dice, beh, l'anno è finito, invece no, perché con la tradizione a dicembre c'è anche il sotto 18 Film Festival, che è giunto alla 16ª edizione, quindi ormai anche lui ha davvero una storia importante alle spalle e un presente interessantissimo. Il festival è un festival organizzato dalla IACE, profondamente legato alle scuole, cioè il cuore del festival da sempre è la produzione che durante l'anno le scuole di ogni ordine e grado in tutta Italia realizzano dei cortometraggi di vario tipo e che vengono poi visti e seguiti dalle giurie, vengono poi premiati durante il festival. È un momento importante perché per tantissimi bambini in tutta Italia è stato ed è il primo approccio con la macchina cinema, con il capire come si fa un film. Una cosa volevo chiederti prima, mi è venuto in mente ora, poi torniamo naturalmente. Certo. Cosa manca al Torino Film Festival per diventare un Venezia o un Cannes? Tradizione, soldi? Tradizione è sicuro e quella purtroppo è impossibile da recuperare, nel senso che se siamo alla 33ª edizione noi, gli altri sono al 60esimo, 80esimo, quindi è impossibile superarli. E i budget sicuramente sono un altro livello, però credo che soprattutto sia la tradizione. Sulla sfida, diciamo, se sfida mai c'è stata con Roma, è stata vinta, nel senso che comunque il Festival di Roma è stato per alcuni anni molto ingombrante perché aveva un budget enorme alle sue spalle e diciamo faceva forse un po' ombra a Torino, però anche lui con il Festival di Roma, con il budget enorme che aveva, non ha mai neanche rischiato di intaccare il prestigio di Cannes e Venezia. Quindi diciamo il prestigio, la fama dei festival è fondamentale, in questo caso secondo me sono inarrivabili quei due lì. Noi possiamo competere con festival minori, anche Berlino è superiore, però abbiamo magari in Italia dopo Venezia non c'è appuntamento più importante e ci accontentiamo. A livello internazionale si fa conoscere, soprattutto ha una sua identità ben precisa e nella collocazione dei calendari è un po' difficile perché le grosse uscite, a parte i film di concorso, le grosse uscite appunto come dicevamo prima, a dicembre escono film natalizi soprattutto, film per bambini, quindi che vanno bene per il sotto 18, esatto, o film per famiglie e quindi quello ostacola un po' i grandi nomi, oltre ovviamente a avere il budget per farli arrivare a 4. Quindi sotto 18 abbiamo sentito che è comunque un appuntamento importante. Sì, è un appuntamento importantissimo. Macchina cinema, bambini che si avvicinano. Esatto, questo è il cuore del festival, è quello che il pubblico diciamo normale vede meno, perché ha tutto un suo percorso durante l'anno e ovviamente nei giorni del festival in particolare. Negli anni scorsi il festival è stato anche segnalato come molto interessante anche dal punto di vista degli ospiti che invitava e delle rassegne organizzate per il pubblico diciamo alla cittadinanza normale, non nel mondo delle scuole. Sono un paio d'anni che per motivi diciamo di budget essenzialmente in questo senso si è un po' ridotta la quantità di ospiti, la quantità di proiezioni, però il livello è rimasto sempre molto alto. Quest'anno la presentazione ufficiale di ospiti e programma sarà fatta lunedì 30 novembre, quindi appena finisce il Torino Film Festival avremo subito chiaro quello che sarà il sotto 18, però abbiamo già avuto la settimana scorsa l'inaugurazione della programmazione per le scuole con Iqbal, Bambini senza paura, un film d'animazione molto atteso e c'era qui a Torino ospite il regista Michel Fuseyer che ha incontrato i bambini soprattutto dopo una proiezione seguitissima e applauditissima. E poi appunto ci saranno molti film europei soprattutto molto interessanti. Nel sotto 18 da anni è diventato il luogo in cui vedere i film del premio Lux, che è un premio che viene dato dal Parlamento Europeo che segnala tre film tra i più interessanti di autori giovani, autori nuovi. Fra l'altro quest'anno nel terzetto finalista c'era anche un film italiano che è Mediterraneo, di cui poi se riusciamo vediamo anche il trailer. Non ha vinto Mustang, un film turco, però saranno questi film saranno dati sia alle scuole che poi
sicuramente anche alla cittadinanza. Sotto 18 è un festival imperdibile per tanti motivi, soprattutto perché ha mantenuto un po' lo spirito del cinema giovane. Il Tironi Film Festival una volta sì. È nato come un festival in cui si dava spazio ai giovani, ai nuovi nomi. Nel tempo il festival è cresciuto e si è un po' persa questa natura, è stata mantenuta solo in parte, diciamo. Invece il Sotto 18 è un festival di cinema proprio di giovani e per i giovani. Ci vediamo il trailer sì. di Mediterraneo, eccolo qua. È così al tuo paese? Non è così, ma più o meno così. Ti piace il tuo paese? Sì. E che cos'è la cosa che ti piace di più? Mia figlia. C'est ce que tu vas penser, tu penses à faire une maison pour eux. La femme ne doit pas venir ici. J'essaye de gérer ça à ma manière. Tiens, quoi? Mais regarde autour de toi. Tu veux qu'on fait quoi? On recule en arrière. Voi, maledetti africani, pensate che io sia cattivo perché vi assumo per un lavoro che non sapete fare. Tu lo sai la mia casa, vero? Che ti serve qualcosa, non è casa mia. Metti via, basta. Do you like Italy? Beh, deve essere bello. Sì. L'hai visto? Non ancora, aspetto infatti il Sotto 18 per vederlo, perché davvero spero che ci sia anche la possibilità di incontrare il regista, non so ancora se Mediterraneo, se ci sarà. Il tema è chiaro. Sì, il tema è chiaro, il tema sempre più attuale, sempre più importante da affrontare, sembra anche affrontato con la giusta serietà e la giusta consapevolezza e non diciamo in modo superficiale, come purtroppo tante volte capita. Dicembre è un mese ricchissimo, abbiamo appunto Sotto 18 è sicuramente l'appuntamento più importante a livello di festival, ci sono tante uscite come abbiamo detto, ci sono tante anche rassegne importanti, ne comincia una lunedì 30 novembre, comincia a novembre, ma poi il 17 dicembre c'è già la seconda parte, dedicata alla memoria di Luca Rastello, una serie di appuntamenti appunto che si chiamano Per Luca Rastello, si tratta di proiezioni legate a approfondimenti, ogni proiezione è legata a un suo libro e ovviamente poi a una discussione che verrà fatta per ricordare lui e per parlare dei temi. La prima, il 30 novembre, sarà dedicata a Piove l'insù, un libro dedicato agli anni 70 d'Italia, quindi alla lotta armata, a cui è associato un documentario che si chiama Fate la storia senza di me di Mirko Capozzoli, e mentre il 17 dicembre è già stata annunciata la seconda, e questo il 30 novembre al Cinema Massimo alle 18 è ingresso gratuito, ci tengo a dirlo perché è un'occasione in più per andare. Il 17 dicembre ci sarà già il secondo appuntamento di Per Luca Rastello, che invece sarà il Checkpoint con la proiezione di Qui di Daniele Gaglianoni dedicato al tema della TAV e ovviamente le discussioni legate al libro Binario Morto, che è stato un po' diciamo il libro principale di questi ultimi anni dedicato al tema, appunto il libro di Luca Rastello. Il trailer di Fate la storia senza di me, eccolo qua. Odio gli specialisti che riflettono la loro ottusità a senso unico. Adoro la molteplicità dell'essere, perché non sarà mai un meccanismo telecomandato a distanza digitale. Odio il giusto, odio il perfetto, odio chi fa sempre l'amore a letto.
Odio il professore perché mi si ripropone da padre. Odio lo studente quando si sottomette. Odio il cinico ed il villano. Odio il profeta maomettano, perché non lo conosco. Odio il crescere e il moltiplicarsi, perché tempi obbligati. Odio chi parla difficile. Odio chi parla facile. Odio chi non sta a sentire. Sentire il mio odio. Anche questo devo dire che, no? Sì, è un documentario molto interessante. Ha qualche anno alle spalle, è stato visto qualche volta qua a Torino, però è sempre un piacere rivederlo perché affronta la storia di questo Albertino, il protagonista di questo documentario, che ha avuto una vita lunghissima e piena di pagine, diciamo, che vengono raccontate. Però il cuore della sua storia, soprattutto quella da cui è partito, che ha fatto poi partire tutto il resto, è appunto gli anni 70, la lotta armata qua a Torino, e in questo senso si ricollega al libro di Rastello. Ma vedo che ci sono dei crowdfunding, no? Sì, una raccolta di fondi. Esatto, non sono eventi veri e propri a Torino, però sono attivi in questo periodo, quindi sono in tutti i sensi da raccontare per il mese di dicembre. Sono tanti quelli che sono attivi. Il crowdfunding ormai è diventato, purtroppo e per fortuna, un modo per tanti di trovare i fondi per riuscire a realizzare film o rassegne. Sono talmente tanti che è sempre più difficile, perché certo, ovviamente non è che si può pagare tutto a tutti, però se quando sono fatti bene, sono curati, sono seguiti, sì, funzionano. In particolare questi due sono due lavori molto interessanti. Uno è la seconda stagione di una webserie che si chiama Occhi al Cielo, realizzata da Santi Altizio. Lui già la prima serie l'ha realizzata grazie al crowdfunding, è riuscito a ottenere i fondi, e quindi c'è tutta la speranza che possa riuscirci. Fai un appello in rete, no? Funziona, sì, così. Ci sono una serie di portali in cui tu ti iscrivi e presenti il tuo progetto, decidi tu quanto ti serve, e dai sostanzialmente a chi vuole contribuire una serie di ricompense, si chiamano. Quindi se tu dai tipo 5 euro avrai, non so, un grazie sul sito, se poi ne dai 10, un po' di più, così a salire fino ovviamente alla libertà di dare quanto si vuole. Okay. Ovviamente magari per i film spesso la ricompensa principale è il DVD del film, certo, una volta che sarà realizzato. In questo caso ci sono varie possibilità, perché la webserie verrà girata successivamente, quindi se uno paga abbastanza, può fare l'attore nella serie, può fare la comparsa. Mentre l'altro caso di crowdfunding, che è quello del festival Fish and Chips, il primo festival di cinema erotico che sarà a Torino a metà gennaio, sia al patate Cinema Massimo. Patate, pesce e patate. Esatto. Magari a fine dell'appuntamento di gennaio ne parleremo più approfonditamente. Però appunto anche questo è un piccolo festival, la prima edizione, sarà già al Cinema Massimo, quindi è un festival che si presenta già come importante, però ha bisogno anche lui di qualche fondo, e ha avviato una campagna di raccolta appunto col crowdfunding decisamente originale, ovviamente con tutti i premi legati al tema. Quindi si va da chi va a pochi euro avrà una scatola di preservativi, e poi a salire ci sono frustini e robe davvero che lascio solo immaginare. Per entrambe le campagne si sanno già quali pellicole verranno. Avevano annunciato un omaggio a Laura Antonelli qualche tempo fa, quindi erotico, erotico. Adesso il cuore dovrebbe essere, la cosa più interessante dovrebbe essere il concorso, perché comunque non c'è un concorso di questo tipo. Hanno ricevuto film da tutto il mondo, più di 200 film, fra cortometraggi e lungometraggi. Speriamo che sia interessante davvero, e ne parleremo più approfonditamente. Intanto sosteniamoli con il crowdfunding. Agenda Cinema Torino è il sito.it, andatelo a consultare, perché ci sono anche le proiezioni, no? Cioè, sì, giorno per giorno, tutti gli appuntamenti. Il sito, i film in sala e tutto quello che appunto domani ci saranno le nuove uscite, le segnalazioni dei film di cinema, appunto, in cui saranno i film nuovi come quello di Calopresti che abbiamo detto prima. Ci sono i risultati del box office torinese, quindi sapere cosa andiamo a vedere noi torinesi di settimana in settimana, e poi tutto quello che appunto arriva in questi giorni, ovviamente tanto Torino Film Festival, ma non solo, appunto Ivano De Matteo e non so, i set in città e quello che sto guardando la sezione si gira, che è quella di oggi.
Il box office dov'è? Il box office non c'è una sezione di specifiche, perché è nato dopo, però sì, c'è un, diciamo, tutti i lunedì ci sono i risultati del weekend e i venerdì c'è il risultato della settimana. E ad esempio questa settimana primo è Hunger Games, l'ultimo capitolo della saga di Hunger Games che era molto atteso, e è riuscito a scalzare Spectre che invece era da un po' di tempo. Radio Banda Larga, c'è un tuo programma? Sì, tutte le settimane, adesso il venerdì sera c'è questo appuntamento in cui appunto cerchiamo di tenere il passo, perché lo facciamo una volta al mese, in radio una volta a settimana, sul sito tutti i giorni, perché succedono talmente tante cose in città del cinema che c'è bisogno, quindi abbiamo ospiti e raccontiamo un po' tutto quello che succede. Come sempre grazie a Carlo Griseri. Grazie a voi. Per le uscite, per insomma, per i prom, per tutto. Noi ci vediamo domani, che domani è giovedì, giusto? Giovedì. Quindi alle che abbiamo? Non abbiamo lo sfogo del giovedì con Alia Sharif. Grazie ancora. Grazie. Forza Juve per stasera. Ci vediamo domani. Grazie. La politica, ogni giorno su Torinao dalle 15 alle 16 con Torino in onda politica, esce dai palazzi e arriva nei nostri studi. Parliamo di fatti, discutiamo dei temi del giorno, analisi e commenti. Anche i vostri, in diretta allo 011 40 99 325 o scrivendoci a diretta@torinao.tv. Torino in onda politica, da lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 su Torinao, canale 199, con Angelo Raffino. Ogni giorno, qualcosa di nuovo. Yes, you make me feel alive. I've been locked out of hell. C'è una TV tutta nuova che ti racconta quello che nessun altro riesce a raccontarti. C'è una TV tutta nuova che in tempo reale ti dice com'è il traffico, che tempo farà domani, cosa fa il sindaco, chi ha arrestato la polizia e come puoi divertirti stasera. C'è una TV tutta nuova che si chiama Torinao. Cronaca, sport, meteo, politica, spettacolo. Torinao, sul tasto 199. C'è una TV tutta nuova, la tua nuova TV. Da oggi le TV leader della tua regione ti offrono ancora di più. Digita www.mediapason.it. Troverai cronaca, attualità, politica, sport, grandi esclusive e ancora foto, video, curiosità, blog, dirette streaming e tutto quello che cerchi sui personaggi e programmi delle nostre emittenti. E se ti sei perso qualcosa, puoi rivedere online i momenti migliori. Un programma in collaborazione con... Ricola. Caffè Borghetti, espressione del gusto. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.